Buongiorno carissimi libertini e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di bondage nello scambismo. Ma prima mi presento, sono Mia, fondatrice di Libertine Queen, un'associazione che si occupa di organizzare eventi per scambisti e promuovo l'informazione sullo scambismo. In questo video vi racconto un po' il rapporto tra bondage e scambismo, ma prima un grazie al nostro sponsor Annunci 69, www.annunci69.it, che è un sito per scambisti enorme, il più utilizzato in tutta Italia, dal nord al sud, isole comprese. Se siete una coppia vi consiglio caldamente di provare a farvi un profilo e iscrivervi, lo compilate con tutti i vostri dati, come siete, cosa vi piace, cosa non vi piace, caricate delle foto carine e a quel punto siete in grado di poter conoscere attraverso i filtri di ricerca e attraverso la sezione radar coppie affini a voi, oppure semplicemente curiosare. Oltre a questo ci sono diverse sezioni utili, tra cui c'è una sezione in cui sono raccolti tutti i club, potete selezionare i club quindi con piscina, utilissimo in questo periodo. C'è il blog in cui potete leggere e informarvi a 360 gradi sul mondo libertino, quindi veramente Annunci 69 è super funzionale, super utile e non vi resta che iscrivervi e divertirvi, quindi buon divertimento. Il BDSM e il bondage non sono la stessa cosa. Il BDSM è un acronimo che significa bondage, disciplina, sadismo, masochismo e raccoglie tutte quelle pratiche erotiche consensuali catalogate come estreme. Il bondage invece è una pratica nella quale su uno dei due partner viene praticato l'impedimento fisico, quindi l'impedimento di movimento, attraverso cosa? Attraverso legature o costrizioni varie. In maniera molto semplicistica vi spiego che l'eccitazione sta proprio nell'impossibilità di muoversi e questo genera grande eccitazione fino ad arrivare anche all'orgasmo. Poi ci sono tutti gli aspetti psicologici legati ai ruoli, eccetera. Rispondiamo alla domanda: le coppie scambiste amano il bondage? Allora, per esperienza personale, io direi un 50 e 50. Premesso che il mondo del BDSM comunque ha una fortissima attrattiva per tutti, anche per gli scambisti naturalmente. Il bondage in particolare è forse la disciplina a cui molti si avvicinano perché si può praticare anche a livello amatoriale. Quindi qui in questa sede parliamo di livello amatoriale. Alcune coppie scambiste magari l'hanno provato e detestano, come me, essere immobilizzati, per cui va da sé che questa pratica non rientra nelle favorite. Altre coppie invece lo sperimentano anche appunto a livello molto basico e piace. Vi faccio un esempio: legare banalmente le mani dietro la schiena, dietro la testa, oppure legare le gambe in modo che restino aperte, sono tutte costrizioni che eccitano comunque, creano una bella situazione erotica e eccitano la persona che le subisce e anche in realtà chi lo pratica. Come dicevo, c'è comunque un aspetto psicologico, una sensazione di sottomissione che a moltissime donne eccita. Come capire se l'altra coppia con cui volete giocare, vi state approcciando, gradisce queste pratiche? È molto semplice. Se li avete conosciuti su siti online, teoricamente sulla descrizione dovrebbe esserci scritto anche questo. Non c'è scritto, comunque accertatevene parlandone, quindi lo chiedete e quando siete nell'atto in sé, comunque chiedetelo. Fate una prova, provate magari in maniera dolce, gentile a prendere le mani di lei e a bloccarle così sopra la testa, faccio un esempio. Se accertatevi appunto che sia una cosa che sta piacendo, se invece vedete che no, chiedete proprio, chiedete va bene, ok, continuo. Se ricevete un no, chiaramente è un no. Grosso, grosso, NB, nota bene. Tutte queste pratiche sono consenzienti, tutte, anche se a livello amatoriale. Quindi è impensabile, impensabile approcciarsi a una coppia e dire adesso ti leggo le mani dietro la schiena senza prima chiedere il permesso. Vi chiedo di dirmi se vi è piaciuto questo video, se avete voglia che vi parli di altre pratiche del BDSM legate in qualche modo al mondo dello scambismo. Ad esempio, una mi viene in mente molto in voga, sono le sculacciate, lo spanking. Fatemi sapere
Intanto vi ricordo di iscrivervi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, cliccate la campanella delle notifiche e seguiteci anche su Instagram e Patreon, il nostro canale privato con contenuti esclusivi. Trovate il link a Patreon in descrizione video. Vi mando un bacione dalla vostra regina libertina, Mia. Muah!